bentornati. Allora, oggi faremo insieme il gioco dell'oca. Sarà un pochino diverso da quello che conoscete voi, però vi spiego come dobbiamo fare. Costruiamo insieme un dado. Dovremo scrivere soltanto i numeri 1, 2 e 3. Posizioniamo a terra la scritta Start e poi dividiamo lo spazio in 10 caselline all'interno delle quali mettiamo i nostri foglietti. Ora andiamo a vedere una alla volta cosa dobbiamo fare in ognuna delle caselle. La prima casella è quella del gambero. Vi dovete sedere a terra, sollevare il bacino e camminare solo sulle mani e sui piedi andando indietro. La seconda casella è quella della rana. Dovrete fare 10 salti consecutivi partendo dalla cosciata e saltando in massima estensione. La terza casellina è quella dei piegamenti sulle braccia. Vi dovete posizionare proni con le gambe flesse, piegare e stendere le braccia per 10 volte. Se capitate in questa casella dovrete tornare indietro di una posizione, quindi ritornare alla casella 3. La quinta casella è quella del coniglio. Dovete fare 10 salti avanti e 10 salti indietro, quindi sposto prima le mani e mi avvicino con i piedi, al ritorno sposterò prima i piedi e poi mi avvicino con le mani. Nella casellina con il fenicottero dovrete fare 5 salti sulla gamba destra e poi 5 salti sulla gamba sinistra. Se finirete in questa casellina dovrete tornare all'inizio del gioco e ricominciare da capo. L'ottava casellina è quella del bruco. Dovrete fare 10 passi spostando prima le mani e successivamente avvicinarvi con i piedi. Siamo all'ultima casellina, quella degli addominali. Vi dovete sedere a terra, piegare le gambe e avvicinare il petto alle ginocchia per 10 volte. Bene ragazzi, ora possiamo giocare. Trovate un compagno di gioco, quando è il vostro turno lanciate il dado, posizionate il segnaposto all'interno della casellina ed eseguite l'esercizio richiesto, in questo caso 10 passi come il gambero. Vincerà chi per primo arriverà al traguardo.